Ok, siamo tutti imbardati, siamo ancora in camera, siamo svegliati alle 7:30, non siamo ancora usciti, adesso usciamo. Stavo su tutte le altre stanze. Si via chiude. Allora arriva un freddo da giù. Ok. Sulle scale. Silenzio che sembra che siano tutti morti. Di qua ci sono altre stanze. Qua c'è. No, dov'è la cucina? La cucina è tipo in fondo di là. Qua. Questa è la cucina. E qua è il giardinetto dietro. Che tra l'altro per entrare si usa sto robino qua, non c'è neanche la chiave. E vediamo se riusciamo a uscire. Non siamo mai usciti da qua dietro. In realtà non siamo mai usciti in generale. Però. Ah, lo stendino. Non l'avevo neanche ancora visto. Tutti i cestini. E. Minchia, che inquietudine. Ok. E questo. E via. Siamo fuori. Giusto per, eh. Non so se si vede, ma c'è già l'alito bianco di quando fa freddo. Adesso questo è l'appartamento, cioè l'edificio dove dormiamo. E andiamo giù di là. Che c'è il Tesco. Il Tesco è in vista. Là. Attraversiamo. Mi ero dimenticato che il Tesco apre alle 11, sono le 10 e mezza. Perciò adesso ci facciamo un giretto. Il Tesco è qua a fianco. Noi però andiamo di là. Che di là dovrebbe esserci un centro commerciale, camion di merda. Come dicevo, il Tesco è dietro di là e qua c'è un agglomerato di centri commerciali, robe da mangiare. Il KFC. C'è il Costa che fa il caffè, che è là, e altra roba. Alla fine ci siamo fermati da Costa a fare tipo colazione. La Silvia fa la seconda colazione con un cappuccino e io ho preso un bacon roll, che è tipo c'è il bacon dentro. E posso metterci il burro, suppongo sia quello. Ci sta. Poi ci facciamo un giretto e andiamo al Tesco. Stiamo girando un po' a casa intanto che aspettiamo le 11. Siamo entrati in una specie di piccola corte. Da qua. È tipo a 10 minuti da casa. È tutto al coperto. Con i vari negozietti. Fila C'è nessuno, eh. Essendo domenica, la morte. Però siamo entrati al Tesco, che è gigante. C'erano già venuti ieri, come dicevo. Adesso abbiamo preso però il carrellino. Abbiamo già preso i nostri noodles, col cazzo che riprendo quelli alla barbecue. Alla fine stiamo già uscendo da Tesco. Abbiamo preso solo tipo gli appendini, i bicchieri, le posate e lo shampoo per Silvia, ovviamente, perché non ci piace molto come supermercato. Andiamo, dov'era? Aldi, no? Morrisons, vediamo. Siamo nell'altro supermercato che è molto simile a quello che avevamo in Australia, Woolworths. Questo è Morrisons, però è uguale. E ovviamente, come al solito, io e la Silvia stiamo facendo compre nelle parti in scatola. Abbiamo preso delle cose buonissime, ovvero. In scatola, chissà quanto sarà buono. Macaron cheese qua. Ah, ok, anche meno. Ha cambiato, ha preso questi 34 centesimi. Poi ci sono dei buonissimi spaghetti. Anelli, spaghetti, probabilmente anelli di spaghetti. Una cosa del genere con le salsicce. Spaghetti alla bolognese. Tutto in scatola, cioè qua te li apri e te li fai in scatola. Ravioli in scatola. Tutto 64 centesimi. Roba buona, eh. Roba veramente buona. E adesso. Ah, ecco, questo è il nostro carrello. Abbiamo preso scatolame, un pacchetto di pasta, noodles prepronti. E questa non c'è la finestrella per vedere, ma sono delle pie, delle torte salate. E qua hanno di tutto, cioè qua non cucinano, qua hanno tutto in scatola. Tutto, tutto. Tutto, tutto, adesso proviamo ad andare un po' di là e vedere cosa c'è. Tra l'altro hanno una selezione di noodles istantanei che è infinita. È tutta sta fila. Ma vorrei far notare queste cose. Questa dovrebbe essere pasta. Adesso questa è con il pollo, pasta con pollo e funghi, pasta con prosciutto e formaggio, broccoli e formaggio, riso messicano. Bah. Poi abbiamo la pasta da fare nella tazza, che
questa è un tocco di stile, tutta pasta da fare nella tazza, mamma mia. Buono, sempre pasta ma tipo peri peri, che è una specie di roba asiatica, perfetto. Le zuppe, sono tutte zuppe in polvere, come al solito bianco è meglio, a differenza di prezzo, 62,25. Lo prendo? Prendiamo. Poi sono tutte le zuppe qua sopra. E il nostro carrello continua a essere riempito da cose in scatola. Perfetto, mangeremo di un male. Il banco dei salumi, che sembra tutta una mucca variata. Funghi a fette sembrano. I primi due piatti non in scatola. Questo, che sono tipo delle uova impanate. E questa in realtà non è in scatola, ma è congelata, che è tipo una pizza, ma di quelle tipo alte e ripiene di formaggio, tutto sembra fica. Buono, buono. Abbiamo finito la spesa. Come al solito, come facevamo anche in Australia, abbiamo riempito il mio zaino, così non dobbiamo portare le borse, abbiamo solo due borsettine. E io devo portare lo zaino, ovviamente. Siamo ritornati a casa e abbiamo portato il bottino. Noodles. La Silvia mi uccide con la porta. Noodles. Altri noodles. Altri noodles. Siamo pronti per andare a far la pappa. Apri tu, giovane assistente. Hanno anche un buon odore. Sanno di topo morto. Cioè, abbiamo preso i fagiolini, i pisellini. Qualcuno sta facendo la lavatrice. Comunque qua abbiamo tutto il resto, abbiamo il forno a microonde, le due lavatrici, il bollitore, varie cose per avete capito, lavandini di là, ci sono i due frigo. Adesso, come dicevo, facciamo la pappa e poi usciamo per andare a Manchester. Prima ci riposiamo un po', però usciamo per girare la città. Domani andiamo a Manchester, probabile, a meno che si per noi andare oggi a Manchester. Siamo usciti di nuovo dopo esserci riposati un pochetto. Stiamo andando nella direzione opposta rispetto a dove c'è il Tesco. Stamattina siamo andati di là, adesso andiamo di qua. Cioè, puzza di indiano morto, però è tutto è chiuso. Un po' bruttino, non è il massimo, però vediamo cosa sono quegli edifici là. Sembrano carini. Abbiamo il Big Ben dei poveri e tutta la piazza. Bella grande, fa un freddo fottuto, eh. Ci siamo dovuti attrezzare per il freddo. O meglio, io mi sono dovuto attrezzare per il freddo. Avevo freddo al naso. Vabbè, adesso stiamo camminando per sta via. Stiamo camminando per sta via con tutte le case uguali. Uguali, una uguale all'altra circa. Per andare verso la stazione. Cioè, semaforo, no. Per andare verso la stazione, che dovrebbe essere tipo mezz'ora a piedi, vediamo. E niente, ci siamo persi 18 volte per raggiungere la stazione, ci abbiamo rinunciato perché incomincia a fare freddo, quindi torniamo a casetta, anche perché essendo domenica veramente è un mortorio, tutto chiuso, non c'è nessuno in giro. Bellissimo. C'è odore di pollo però. E quindi torniamo a casa, facciamo la doccia, facciamo le cazzate così e ci prepariamo per domani che andiamo a Manchester. No, Manchester. Andiamo a Manchester. E niente, l'Inghilterra fa schifo. Non è vero.